Ciao ragazzi, sono Roberto di Gamer News. Oggi parliamo di Bridge Constructor Stanze, gioco di Head Up Games. Avevamo già recensito Bridge Constructor su Xbox One quest'estate e vabbè, il gioco ci era divertito. Non è una AAA, non è una cosa che tutti aspettavamo con un'ansia terribile, ma era un gioco che si è trovato ad un prezzo budget, insomma, poteva portarci via qualche oretta in allegria. Torno a Bridge Constructor con una variante stanze, questa è la prima partita anche per noi, quindi una blind run. Blind run è una parola un po' grossa, però insomma ci siamo capiti. Allora andiamo a vedere qualche opzione, vabbè, musica ed effetti. Bridge Constructor è un gioco che è nato su mobile e fondamentalmente ha delle meccaniche molto semplici. La logica del gioco base è quella di prendere e costruire un ponte dove far passare sopra le nostre macchine. Nella versione standard dobbiamo avere qualche funzionalità in più. Partiamo, campagna livello 1, raggiungi il traguardo. Vabbè, il primo obiettivo è raggiungere il traguardo, quindi a quanto pare in questa versione. Ok, diamo il benvenuto in Bridge Constructor Stunt, dovrai costruire delle rampe per superare i cantieri edili e portare il tuo veicolo al traguardo, eseguendo rischiose acrobazie, a differenza della precedente versione, quindi costruiamo dei ponti, qua dobbiamo costruire in questo caso specifico delle rampe. Iniziamo a guidare, il tuo obiettivo è superare il cantiere di raggiungere la bandiera a scacchi. Premi il pedale per accelerare, controlla A, ok, per riprovare la Y, noi stiamo provando sempre su Xbox One. In questa versione esce anche per PS4. Boh. Allora, non so se anche a voi questa cosa va bene, perfetto. Abbiamo passato il record, vabbè, ovviamente non abbiamo dovuto costruire nemmeno nulla. Va bene, sempre con il nostro carro attrezzi, facciamo il livello 2. Fai il primo salto alla massima velocità, frena leggermente prima del secondo salto o ti schianterai. Vabbè, ci danno un piccolo consiglio, quindi è sempre basato sulla fisica, esattamente come l'altro. Allora, in questo caso abbiamo fermato un attimino. E infatti non abbiamo costruito il consiglio e ci siamo schiantati miseramente. Rifacciamo. Tante cose, vedevo per il monitor delle viti, non so se è una cosa su cui ho fatto caso solo io. Ok, qui non ho più accelerato, la vita l'abbiamo recuperata, perfetto. Raggiungi il traguardo e via. In questo caso, vedete, ricostruisci è disattivato proprio perché non abbiamo potuto costruire nulla. Ok, livello numero 3. Raccogli le stelle verdi per ottenere punti aggiuntivi. Vabbè, come gli altri giochi della serie, anche Bridge Constructor Stanze si basa su un concetto a cui ho sbagliato. Avrei dovuto calibrare diversamente la velocità, in effetti direi di rifarlo. Si basa sul discorso del punteggio più alto. In Bridge Constructor Stanze, in Bridge Constructor normale, questo punteggio veniva fatto semplicemente, non troppo, utilizzando meno risorse possibili. Mentre invece qua abbiamo saltato quello, va bene. Mentre invece non abbiamo nemmeno raggiunto il traguardo. Assurdo. Ah già, perché non siamo passati dalla bandiera a scacchi. Dicevo, in Bridge Constructor normale ottenevi il punteggio migliore usando meno risorse possibili. In questa nuova versione mi sembra di capire che abbiamo mancato ancora il traguardo. No, cioè, no, hai fallito. Va bene, in questa nuova versione invece insomma, ci sono le stelle, abbiamo visto ci sono le viti, i bulloni che non abbiamo ancora capito cosa servono. Allora, vediamo un attimino. Vabbè, intanto la grafica è divertente, niente di stratosferico. Qui ci siamo, ok, non abbiamo preso la nostra vitina, abbiamo preso quella, dai, passiamo al successivo e vediamo un attimino se riusciamo a montare qualcosa. Volevo farvi vedere un po' di meccaniche. Rifare qualche salto mortale, usa l'acceleratore dei freni mentre sei in aria per ruotare in avanti e indietro. Ok, il freno però non sono certo com'è. Allora, vediamo un po'. Tempo in aria P3. Ah, ok, muovendo l'analogico sinistro possiamo ruotare il veicolo. Ok, possiamo eventualmente anche riguardare dei replay. Va bene, riguardiamo sto replay. Possiamo anche salvare il replay e possiamo abbandonarlo in ogni momento. Va bene, ok, direi di abbandonarlo. Andiamo al successivo. Vediamo un po'. Ok, perfetto. In questo caso abbiamo delle rampe regolabili, quindi torniamo nella struttura di gioco tipica di Bridge Constructor.
sono in modalità costruzione, appena sono pronto, esattamente come succedeva prima, perché mi erano posizionato un punto di ancoraggio bianco e premo finché non appaiono le frecce blu, poi potete trascinare il punto di ancoraggio in nuova posizione. Tenendo premuto A su un punto di ancoraggio. Ok. Allora, qua la nostra manina ci dà il suggerimento. Ok, facciamo come dicono loro. Vedete che qua non ci permette più di farlo, no? Ok, quindi direi che ci siamo. LB. Quindi, per tornare, come possiamo fare? LB in teoria. Ok, perfetto, sì, premevo RB. Ok, qui invece credo che comincino effettivamente le meccaniche di gioco vere. Quindi torniamo in modalità costruzione. A questo punto rialziamo anche questa. Oppure alziamo di più questo. Vediamo un po', non riesco a capire. Onestamente pensavo di riuscire a portare anche questo. Vediamo, lui dice di usare i punti bianchi. Ah, ok, perfetto. Niente, niente, niente. Allora, facciamo così. Questo qui lo eliminiamo. Eliminarlo con questo. Distrugge la struttura? No. Io volevo solo eliminare quello, ma vediamo un po'. Sì? No, vabbè. Forse meglio di no. Vabbè, dai, ricostruiamo la struttura. Come ce l'avevano messa loro. Vediamo qui. Come al solito puntiamo sul pulsantino e poi andiamo a costruire. Ok, adesso io cambierei il tipo di materiale con le frecce su e giù, non me lo fa fare. Quindi vediamo un po' se partendo da qua. Ok, no, ok, un corno. Ok, così facendo non mi sembra una struttura tanto giusta. Quindi, vediamo un po' se troviamo delle opzioni. No, direi che Y, niente. No, facciamo una cosa, ripartiamo da capo. Anzi, torniamo al menu. Esci dal livello, rifacciamo, perché ho come l'impressione che non potevamo ricostruire tutta la struttura, nel senso di... Ok. Va bene, quindi spostiamoci qua e come consigliano loro, trasciniamolo in su. Clicca. Ok. Clicca qua. Eccolo qui. Questo era il pezzo che ci mancava. Infatti, se vi ricordate, il nostro povero camioncino si era schiantato le ruote. Ok, bene. Ok, lo regoliamo. Abbiamo perso dei punteggi, non ho ben capito perché. E andiamo giù verso il finale. Vabbè, adesso cominciamo un attimino con le meccaniche. Quindi, in teoria, dopo questa parte introduttiva, dovremmo comunque cominciare a vedere un po' più del gioco. Ok, ora costruisce una rampa. Per prima cosa, però, devo eliminare la struttura esistente. Cancellare uno degli elementi col controller B. Va bene. Quindi, via, come facciamo prima, stessi comandi. Che c'era nel bridge constructor normale. In alto, se vedete, c'è anche il budget, che è dove il massimo possiamo arrivare, 0,7000 in questo caso. Ben fatto, puoi costruire tu stesso gli elementi delle aree con i bordi nero e gialli e dei punti di ancoraggio bianchi esistenti sulla via di costruzione. Premiamo, muovi il cursore a vetta sinistra, quindi premi di nuovo A per fissare nuova area, premi B per annullare elementi già iniziati. Perfetto. Ok. Vabbè, costruiamo le linee guida. Allora, se funziona come nel predecessore, abbiamo vari tipi di materiale, fra le altre cose. Ok, adesso vediamo un attimino così. Ed ora dovrebbe... Allora, segui costruendo le linee della strada. Il nostro problema che avevamo anche prima era però di capire... Ok, io costruisco questo, costruisco questo. Poi eccolo qua come si fa, convertire ogni elemento costruito in una strada con una semplice mossa. Ho già elementi... Ok, quindi qua... Ah,
Ah, fantastico, bastava cliccare, quindi cliccando sull'elemento lo converte in una strada, in questo caso, oddio, strada, sì, strada perché. Va bene, L a questo punto partiamo col nostro. Ah, divertente la musichetta che c'è sotto, se fossimo andati un po' più piano avremmo beccato anche la vite d'oro, che credo ci dia solo dei punti in più e sbloccherà, immagino, degli obiettivi extra. Andiamo avanti, abbiamo sempre la possibilità di costruirlo. Settimo livello. Ok, questo era quello che stavo dicendovi prima, cioè costruire un costo, abbiamo un budget come l'avevamo prima in Bridge Constructor. Puoi costruire finché non esaurisci i fondi. Ok, possiamo annullare. Perfetto. Ovviamente più la rampa è migliore, più la rampa rotonda è migliore il salto. In questo caso c'è questa funzione. Ok, qui ce lo portiamo così, qua lo allunghiamo così, loro consigliano, ovviamente in questo caso il tutorial ci viene incontro, ok, questo non va bene, quindi via, no, convertito, via, via anche lui, consigliano di spostare questo così, quindi oltre alla fisica, in questo caso, oltre alla fisica del peso, come succedeva nell'altro capitolo, eccolo qua, questo è tutto il nostro livello. Oltre alla fisica del peso, come succedeva nell'altro capitolo, qui dobbiamo stare molto attenti anche a questo punto alle curve, perché diventano fondamentali per. Ok, non abbiamo preso neanche una stellina, quindi il nostro punteggio farà letteralmente cagare, ma andiamo avanti. Facciamo l'ottavo, io direi di fare ancora qualche livello, poi. Il resto del gioco potete leggere la recensione in descrizione, recensione che vabbè, scriverò non appena avrò approfondito un po' di argomenti di gameplay, anche se il titolo tendenzialmente è questo, nel senso la modalità di gioco è proprio questa, costruire qualcosa, modificare quello già esistente in questi livelli, primi livelli, successivamente invece diventerà solo una costruzione nostra e insomma, un inseguimento al punteggio più alto. Allora, i calatrezzi non possono portare impatti molto forti. Ok. C'è la possibilità anche di collaudare col pulsante di simulazione. Questo pulsante di simulazione, in poche parole, fa la stessa cosa che faceva il vecchio Bridge Constructor quando ti diceva, guarda, puoi provare appena dicevi, ok, perfetto, per me il ponte è pronto. E a questo punto avevi la possibilità di verificare la sua stabilità prima ancora di mandare sopra delle vetture. Ok, questo è successo così perché lo dico giustamente, essendo il nostro carro attrezzi non propriamente una Jeep. Allora, sotto vediamo tra le altre cose anche la velocità, siamo andati troppo forte già per prendere quello. Ok, l'abbiamo sfasciato senza pietà. Cioè non è servito a nulla praticamente. Ecco, ha una sorta di Trial Evolution per certi versi, nel senso che bene, il titolo Ubisoft ha una meccanica diversa, non potevamo modificare il percorso come invece possiamo fare in Bridge Constructor, dove è praticamente il cuore del gioco, ma il concetto di riuscire a muoversi in aria, di calibrare i salti, eccetera, lo avvicina molto al titolo Ubisoft. Dicevamo, per la prima volta questo titolo è disponibile anche per PlayStation 4, oltre che per PC, console e immagino anche dispositivi mobili. Devi completare la ponte per prendere un rincorso sufficiente e effettuare il salto. I triangoli sono molto stabili, beh, questo qui effettivamente se qualcuno ha studiato probabilmente architettura sa che il triangolo effettivamente è una figura stabile, magari se sono una castroneria gigante mi sfanculerete. Ok, sì, ricordo sempre che col pulsante di simulazione possiamo comunque effettuare delle simulazioni. Il nostro budget è già in parte utilizzato perché queste strutture esistono già, nulla ci vieta di modificarne, ma per un minimo di esperienza che abbiamo avuto con il precedente gioco, tendenzialmente quelle strutture che loro ti danno sono già abbastanza stabili. Vediamo un po' cosa succede. Altra cosa particolare che succede anche in Bridge Constructor, vedete che i colori sono verdi. Quando il colore è verde di una struttura, vuol dire che
quando questi sono verdi, che questa struttura è solida. Quando diventano tendenti verso il rosso, vuol dire che il carico potrebbe non reggere. Rosso scuro, vabbè, crollerà senza pietà. Noi possiamo fare questo volendo per forse... No, 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 non ci riusciamo ad arrivare. Io direi che possiamo già provare così. Vediamo cosa capita. Acceleriamo, portiamocelo dall'altra parte. Rampone. Ok, abbiamo fatto esplodere anche quello, ma è un nuovo record. E abbiamo finito così il primo livello. Ora, i livelli sono in totale 5. Sembrano 5 livelli, in cui in 5 livelli abbiamo visto che ha quanti? 9, una decina di cose, una cinquantina di livelli tendenzialmente, bisogna vederlo tutto, ma giusto un'idea ce la siamo fatta. Abbiamo visto che le viti 1 su 5 probabilmente sbloccherà degli obiettivi, magari sbloccherà dei contenuti extra. A questo punto vediamo il primo livello della seconda campagna e poi direi che ci salutiamo. Obiettivo è sempre quello di raggiungere il traguardo, è strutturato, quindi aggiunge le parti mancanti delle altre rampe. Per uso controllo, premi più velocemente il cursore della costruzione, tenete premuto il tasto posteriore destro. Ok, quindi con allora tasto posteriore destro. In realtà, tasto posteriore destro zoomma e allora i trigger, i grilletti zoomano e dezoomano. Il tasto posteriore destro è qual è? Ah, ok, perfetto. Intendono RB. Intendono RB. Perfetto. Allora, dai, costruiamo questa ultima mappa e zoomiamo. Allora, in questo caso, vedete, i livelli sono più grandi di quanto vedevamo prima. Costruiamo e diventiamo anche noi dei piccoli ingegneri. Ok, questo no. Seguiamo le loro linee guida. Ovviamente con queste linee guida il gioco funzionerà. Non è detto che ci siano però delle ok, delle soluzioni migliori, anche nel Bridge Constructor classico potevi riuscire a fare meglio alle volte di quello che loro ti consigliavano. Adesso qua per esempio le linee guida non ci sono più, avevano detto nel precedente livello che consigliavano di fare delle rampe addolcite, così dovrebbe essere sufficiente. Quello ce l'ha già convertito in una strada, perché il pezzo era già quello di una strada. Qua potremmo provare a fare una soluzione di questo tipo. Il budget ce lo consente e ce lo straconsente. Io ho un po' di terrore a fare questo, ma vediamo un po'. Allora, questo abbiamo fatto un errore. Il primo errore che abbiamo fatto è diventare una strada, non dovevamo. Quindi torna come eri. Perfetto. Ora vediamo un po' se riusciamo a... Non so, non me ne voglia la fisica, ma vediamo, no? Allora, strada, strada. Ho come l'impressione che... No, sembra legge, però vedete che lì sotto è diventato leggermente giallo. Ecco, questo è sintomo di qualcosa che potrebbe andare storto. Ora, vediamo un po' se riusciamo a creare una struttura che ci permetta di distribuire il carico, perché poi credo che il problema grosso sia quello. Non ci serve una strada, quindi torna normale. Facciamo così. Oh là là, ho sbagliato. Via. Ok, i comandi sono molto semplici. Ok, perfetto. Vediamo che cosa succede adesso. Ecco, vedete che già non è più giallo. Perfetto, in teoria dovrebbe essere migliore questa soluzione. Non so in realtà se questa rampa sarà abbastanza per il nostro piccolo carro attrezzi. Possiamo zoomare anche in modalità game. Eccoli, mi sono dimenticato una piccola cosa, da nulla proprio. Mi sono dimenticato di far diventare anche questo primo qui strada. E effettivamente si è andato a schiantare senza pietà. Potrebbe essere divertente fare dei video scemi su questo gioco. Ok, esplosioni a go go. Wow, perfetto, ce l'hai fatta, nuovo record. Perfetto, ragazzi, io chiuderei il video qui, vi lascio alla recensione qui sotto. E...
c'è un'ultima cosa, con le zero rosse dove non è possibile costruire, in queste aree non puoi posizionare né giunti né altrimenti. Vabbè, questo è un ulteriore livello di difficoltà. Aggiù qua ovviamente ti richiedono di ricostruire le rampe, quindi la logica sarà che dovremo costruire qualcosa fuori da queste zone segnalate di rosso e ovviamente vabbè, aggiunge il livello di difficoltà. Va bene ragazzi, io a questo punto vi saluto, me ne torno bellamente, esci dal livello, torniamo direttamente al menu iniziale. E niente, vi invito a leggere la recensione, a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video, vabbè, seguire il canale e fare un salto su gamernews.it dove troverete questa recensione, tante recensioni, tante altre e un sacco di notizie. Ciao ragazzi, buona giornata, alla prossima!